ho letto che la preparazione di questo spettacolo è avvenuta in realtà andando a frequentare i supermercati e stando vivendo negli ambienti dei supermercati Coop della Toscana, quindi cioè, può essere carino capire tutte e due. Non lo so, capire più poi. Tutte le domande sono sempre a tutte e due. E rispondiamo insieme contemporaneamente. Gradevolissimo. Sì, è nato da. C'è stata una proposta da parte della Coop di realizzare uno spettacolo che parlasse della Coop e dei valori. Ora non so se ci siamo riusciti a parlare dei valori della Coop, non lo so. No, questo. Però lo giudicherete dopo, buonasera. Però a seguito dello spettacolo che noi avevamo fatto con Chetetal sulla sanità, che gli era piaciuto moltissimo anche al presidente della Coop, e allora ci hanno chiesto di scrivere questo spettacolo. E in pratica, per poterlo scrivere, anche perché io i supermercati non li frequento, ma siccome ce lo produceva la Coop, ho detto porca miseria, io li frequento, ma ci staziono tantissimo. Lei è un'appassionata, dei supermercati ci perde l'ore. Io vado con la pistolina e cerco di battere il primato nazionale, riuscì presto, e quindi siamo stati anche con la presenza anche di Antonella, che è la nostra organizzatrice, autista, fattotum, badante ormai, prima che te, già più vecchia, che rompi le scatole. E praticamente abbiamo incontrato i lavoratori. Siamo stati anche a Arezzo, alla Coop ad Arezzo. E abbiamo incontrato i lavoratori e i magazzinieri, che è stato l'incontro, io sono rimasta fulminata da loro, che poi ci hanno fatto andare col muletto, ci sono delle regole, però si è fatto solo una foto quando era fermo, non si sono fidati, e abbiamo praticamente fatto incontri con appunto dai magazzinieri alle commesse, a quelle della gastronomia, piuttosto che la pescheria, le cassiere, ci hanno raccontato un mondo che noi abbiamo cercato di riportare all'interno dello spettacolo, anche se poi abbiamo raccontato tanto le persone che vanno al supermercato, anche se ci sono le commesse, c'è un po' un mondo anche... l'abbiamo solo un po' accennato, no? Gli interni, i lavoratori. Abbiamo raccontato al limite, sì, ci sono un paio di punti dove si racconta le relazioni tra la commessa e la commessa non tanto simpatica e la cliente ancora più antipatica, insomma, quindi ci sono un po' di tutte e due. Sì, abbiamo raccontato soprattutto un mondo che sta fuori, che non entra nello supermercato perché non hai soldi per entrare, quindi un mondo che incontriamo fuori, siamo abituati a incontrare fuori dal supermercato, è un mondo che sta dentro. E quel mondo che sta dentro è un mondo anche che si incontra, cioè ci siamo un po'... questa cosa del supermercato, lei lo sa di meglio, però allora dico io, che il supermercato è un po' un non luogo, secondo questo filosofo, c'è Berti, glielo mi spiego anche nello spettacolo, ma secondo questo filosofo, Marco Auce, non so neanche dirlo, è finito il supermercato, non luogo come gli aeroporti, le stazioni, c'è un luogo dove non ci si incontra, dove si passa, si creano relazioni. Quindi era un po' anche l'intento della Coop dire che il supermercato fondamentalmente, se in alcuni casi lo sai gestire bene con la Coop, così era anche una possibilità di incontro,
infatti loro ci legano anche tanti progetti, cioè infatti noi abbiamo, non abbiamo parlato della bellezza di questi progetti, abbiamo cercato di mettere alcune persone che soprattutto stanno fuori, che sono poi le persone che vengono aiutate tramite questi progetti da parte della COP, cioè progetti di solidarietà da... Sì, sì, no, alla fine anche non viene detto nello spettacolo, non viene detto, delle sviolinate a favore della... L'hanno data una tessera gratis per fare la spesa in tutti i no, no, no. No, no. Sono un po' così, un po' braccino corto lo sono, dire. Anche se grande, la COP comunque ha questa, questo, come dire, missione di fare anche attività per i soci, quindi i soci COP, i progetti, il turismo, le visite musei, tante cose, anche dei progetti di solidarietà, dalla collaborazione di Nano Camp, da progetti nel Burkina Faso, costruire panifici, a insegnare a fare il pane, cioè la pizza al Burkina Faso, di quella lì la villa. Io su quella polemica non so. Sì, loro pagavano la bellezza, ma la mozzarella però provata. Loro mentre spiegavano, cioè, la mozzarella no, si fa con il formaggio di ma la farina no, si fa col cotto e il pomodoro e allora che cazzo di pizza è? Segnatevi un'altra cosa. Ci avranno un piatto loro, insomma, vabbè, i progetti contro lo spreco, le cose con la Caritas, i progetti che fanno per... dei progetti molto belli e assolutamente condivisibili. Quelli senza tetto, cioè c'è tutta una serie di... Com'è l'altro progetto, quello del dell'abitare solidale? Abitare solidale. Per esempio, almeno nelle zone nostre, io abito nella... Valdarno, quello fiorentino sopra, no, quello come si chiama? Inferiore si chiama, però non di Valdarno, questo è il Inferiore vicino. Valdera. Già noi ci siamo. No, è Valdarno, Montopoli in Valdarno, si chiama. Sono Valdarno. Io sono andata lì, sono andata a Scandicci e però sono andata lì e anche lì funziona molto, per esempio questo abitare solidale, che cioè tu hai una casa e hai posto però non ce la fai a mantenere, anche tante persone anziane e ospitano cioè delle persone che vanno lì e condividono le spese, cioè coabitano e si aiutano anche. Nella zona nostra funziona molto, ci sono dei colloqui per parlare, certo. Persone che ospitano, persone che vengono ospitate, quindi però stanno funzionando. Ma quindi i progetti ce ne sono. Quando li frega nulla, ma guardavo il dito. No, perché te lo spiegavo, ho visto proprio un calato di interesse. A noi è capitato di organizzare dei festival musicali nei parcheggi delle COP una decina d'anni fa. Quindi effettivamente sì, questa idea del supermercato come piazza. Brava, cioè, poi hai il progetto di solidarietà per parcheggiatori. Il progetto era un parcheggio di noi. Esatto, e ecco io allora nello spettacolo poi non viene. Mi ha detto, questa è un'idea mia, io non amo le manifestazioni all'interno dei supermercati. Infatti nel supermercato si va, si fa la spesa, arrivederci, grazie, e poi si va a vedere i concerti nei teatri, nei parchi, nelle città, ecco questa cosa, questa mescolanza non mi piace a me personalmente, ma glielo ho detto anche, cioè non è che lo dico, vi riprendete pure, tanto lo sai che la penso così. Ma tanto un po' più di San Severino c'è un'altra COP, c'è la COP Centro Italia, cioè, sì, non siamo, infatti quello fa un progetto a Senalunga e non è lo stesso presidente, fa un progetto a Senalunga, uno spettacolo ve lo dico a Senalunga.
Devo vedere di coinvolgere la COP in qualche modo, insomma, per raccontare una storia bellissima di Santa Luca. Ma insomma, e quindi si diceva? Si diceva, questa ormai si è la sua giocata. Comunque, lo spettacolo non c'è venuto semplice. No, nel senso che per la prima volta commissionato, strano, cioè nel senso qualcuno arriva, ti dà i soldi anche prima, tu sei sempre vaffanculo, ce l'hanno dati prima, non ci fa nulla. Forse bisogna soffrire più, arrivare, ce l'hanno stavolta pagati prima, un anno prima, si mette sullo sfera. E non è stato semplice, perché ci sentivamo questa cosa che si doveva parlare certe cose, doveva parlare del supermercato, come un po' obbligato. È stato uno spettacolo poi nato dall'improvvisazione, diverso, per esempio, non so se l'avete visto, però lei prima ha parlato di Tic Tac Tac, sì, sì. È uno spettacolo che è nato molto più a tavolino, molto più pensato. Questo qui, sia con l'altra autrice drammaturga Donatella Diamanti, sia con la regista Letizia Pardi, cioè praticamente ci siamo messi lì e abbiamo improvvisato, ci siamo scazzati, abbiamo ripreso, tante riprese, riprese e risbobinato, risbobinato. E c'è un momento piano piano, piano non ti voglio più vedere. Lei che è un orzone l'ho fatta piangere, stava bravissima, sono riuscita a fare la mia improvvisazione, che è delle cose, cioè con gli stimoli anche da fuori, confermare delle cose, noi ci siamo letti tutto quello che ci si poteva leggere su riguardo appunto la teoria dei bisogni, la teoria per Marx, ovviamente siamo partiti da un mio ricordo familiare, siamo partiti da tutti i documenti della COP, le lettere dei soci, siamo schiantate. Le lettere dei soci sono meravigliose, meravigliose, dicono delle cose, fanno delle richieste oppure delle lamentele che veramente dovrebbero essere premiate, dovrebbero fare un premio letterario ai soci, perché ci hanno... Purtroppo non abbiamo potuto mettere, alcune cose sì, poi alcune... Loro hanno anche proprio dei librettini. Librettini scritti dai... Sei della COP, sì. Sì. E da lì abbiamo preso... Lavori alla COP, sì. Lavori alla COP, sì. Da lì e ha una serie di aneddoti che sono successe alla COP, ai vari banchi della gastronomia, macelleria, la cassa, box informazione... che sono molto divertenti e alcune di queste le abbiamo prese e le abbiamo inserite. Però noi lo possiamo dire, non è un incontro, cioè ci siamo trovate, ora voi non l'avete visto Tic Tac Tac, quindi stiamo riparlando, però Tic Tac Tac noi abbiamo delle telefonate che arrivano al centralino dell'ospedale di Careggi, all'interno dello spettacolo, e somigliavano un po' troppo a queste diciamo anche erano degli sfondoni, delle cose a quelle, e erano molto più forti purtroppo quelle dell'ospedale, cioè nel senso dietro allo sfondone c'era anche una disperazione, di là potevano diventare, dopo aver fatto Tic Tac Tac, potevano diventare veramente delle barzellettine quasi, cioè, e allora si andava, dopo quello spettacolo lì era un po' un casino, mostro. E quindi è stato un lavorone enorme, ci siamo inventati una serie di personaggi, è stato bello anche perché sotto un certo aspetto per me è stato anche un tornare tanto indietro al periodo della scuola, quando si lavorava prevalentemente la scuola che ho frequentato io, l'improvvisazione alla ricerca dei personaggi, quindi è stato anche ganza questa cosa qua, e ci siamo inventati lì dentro, ci sono nello spettacolo, c'è il nuovo povero, il vecchio povero, la snob, le due uomini truzzi che vanno a fare la spesa, ci sono due donne, una che non ride e l'altra che è uscita da una storia drammatica, poi la coppia marito e moglie che percorrono tutta la vita attraverso la spesa. Ci sono una serie di personaggi. È un modo per raccontare. È un modo per raccontarci anche attraverso il cibo, la spesa, i prodotti e quant'altro raccontare. C'è il fanatico del marketing, c'è una serie di. Sì, ma una cosa che abbiamo scoperto è che il marketing, vabbè, io
mentre uno non si sapeva, forse voi tutti lo sapete, quindi sto dicendo una cosa scontata, il marketing è una delle scienze, la scienza più studiata del mondo. Sì, e ci sono delle cose sconvolgenti, cioè, che lo sappiamo, no? Cosa del marketing. Però ci sono, però abbiamo scoperto una roba, abbiamo scoperto in alcuni supermercati ci sono proprio delle telecamere che non servono per la sicurezza, ma per capire dove tu metti lo sguardo e dove vai. E ci sono anche delle tatte e delle cose promozionali che servono a capire fino a quando tu cadi e quanti prodotti, cadendo in quella promozione o come spostandoti un prodotto una volta che lo fatti borsare, sale, che lo spostano una volta alla settimana, e è studiato che andando a cercare il sale tu ripercorri una serie di corsie e compri dai 3 ai 5 prodotti in più. Allora ti devono trattenere il più possibile all'interno. Sì, sì. Ah, sì. Sono fregati. Ci sono proprio delle strategie, gli scontri. Ecco, sono questo studiati. Diciamo, questa parte qui alla COP non gli ha fatto molto piacere. Che no, no. Questo hanno detto bellino. Bellino, però. Bellino, però. Proprio i nostri scontrini, cioè nel senso che riescano a capire se in una famiglia c'è un cane, c'è un gatto, sì. Se c'è menopausa, da noi l'hanno capito bene, sì, cioè, menopausa, calcolano tutto. Tutto. C'è anche la strategia dello scaffale. Esatto, i prodotti di marca sono all'altezza 20 centimetri sotto il tuo sguardo. Vanno da sinistra a destra, come leggiamo, cioè nel senso più qui c'è quelli che vede, poi vanno tutti per così, perché di qua lo sguardo lo sposti difficilmente. I prodotti per bambini sono pezza bambini, i prodotti più sani sono scomodi. No, è stato interessante anche studiare anche questa parte qui, no, del marketing. È ovvio che poi scrivendo lo spettacolo ci siamo resi conto che questi argomenti volevamo inserirli, non ritenevamo giusto tenerli fuori, perché insomma siamo tutte vittime del marketing, siamo tutti vittime del marketing, e quindi perché non dirlo noi? È vero che uno spettacolo è su commissione, però se poi diventa... loro l'hanno amato tantissimo, gli è piaciuto, sono divertita. Io vi ringrazio perché sapevate che io non ero quello che doveva fare l'intervista, non avevo preparato le domande, e con una domanda abbiamo ascoltato la cosa. Non so se avete problemi, che dovete andare velocemente in casa. Io un'altra domanda ce l'avevo. Che quella che in realtà è una domanda che abbiamo fatto anche a Paolo Mendel quando è venuto un po' di tempo fa, se e quale è, se c'è una via toscana per la comicità. Non mi ha capito, la Malù l'ha capito. Andiamo! Poi è come quando dici se c'è una via femminile della comicità. Se in questo caso si posso fare tutte. No, nel senso, un po' difficile. Per esempio, a me la lingua toscana, l'accento toscano rimane molto simpatico fuori dalla Toscana. Poi ovviamente in Toscana qualunque battuta tu faccia c'è sempre quello che dice sì, vabbè, il basso trase, cioè, sono tutti più comici di te. Però per esempio io sono una che rido tantissimo come sento un veneto. Cioè il veneto mi fa due effetti diversi, ma insomma diciamo che il primo mi fa ridere e poi mi garba proprio il suono, cioè un po'. Mi attizza insomma il veneto. Ma l'ho scoperta ora. Io primi tempi sentivo Marco Paolini. È uno scoop anche per noi. Io ero un trono di giugno, tra quanto erano belli quei spettacoli, poi il suo accento. Io mi sono più mezza innamorata. C'è dell'altro. C'è dell'altro? No, nel senso c'era.
No, ma mi garbano proprio. Sì, quindi sì. Volevo dire, ci sono, credo che sia un po'. Beh, la risposta è la vostra. C'è una via toscana per la a me mi garba il Veneto. Al prossimo è bene, volevo dire, l'ho fatta anche la pelle alla Meardi. Volevo arrivare. Dopo Ende l'ha fatta la pelle alla Meardi, poi ho smesso di farla sta domanda. Volevo arrivarci, perché è ovviamente molto soggettivo la cosa, ma secondo me rispetto al toscano, alla lingua toscana, è affascinante la cosa che la lingua toscana riesce ad essere poetica, dura, violenta, drammatica, sarcastica, riesce ad avere tante sfumature che altre come dire, lingue di altre regioni non hanno. E la toscanità ha quella la tipologia, la differenza con altre zone, con altri modi di far ridere, altri accenti e quant'altro, è la merdaggine, insomma, nel senso come veniva. No, è detto cinismo. Il cinismo, che è immediatamente sdrammatizza tutto, cioè qualsiasi cosa che il toscano poi dice diventa immediatamente boom, ci ridi sopra. Però il Veneto battezza. Però presente un pesce di nome Wanda quando ne parla in spagnolo. A me ti parla uno in Veneto. Uno mi parla in Veneto. Il Veneto e lo spagnolo hanno la stessa musicalità. Mi sono piaciuti tanti bene, voi non l'avete pure fatti con uno. Che ve l'ho fatto conoscere. Vi faremo ascoltare un Veneto e capirete il Veneto molto meglio degli altri italiani. Sì, quindi sicuramente c'è un modo, una modalità toscana. E poi c'è anche i termini, a volte ci sono delle parole che sono intraducibili, o le capisce, le capisce così o altrimenti, perché ha dentro tutto. No, sarà quando lavoro per credere della Crusca. Ho fatto un progetto con l'Accademia della Crusca e da allora un pochino ho questa cosa, sai, io con la Crusca. E lei risponde sempre, l'ha detto prima. No, aveva fatto la domanda sulle galline, sul gruppo delle galline, ho detto noi tra le galline la Crusca. Ma si beccava. C'è una comicità toscana, c'è una comicità toscana. Se si parla toscano, sì. Non lo so, c'è una comicità toscana. O tu l'hai già spiegato te? Ma io l'ho spiegato per come la penso io, ma te ci avrai il tuo. Ma io ho detto va bene, me la penso. Tu mi hai detto sempre pensato diversa. Te la penso come me. Sì, mi è anche piaciuta, mi trovo tutti i termini. Sarcasmo. Non gli veniva cinismo. No, ora ho cercato tutti i termini, poi merdaggine. Gli veniva cinismo, più mi veniva. Vabbè, ovvio. Io, per me, se non c'è qualche domanda... Ma anche no. Perché almeno se si va a prepararci, se vi sente. E si va un attimo è bellissimo, lei fa tutta la preparazione tra tutti gli esercizi. No, prima fumavo e bevevo un bicchierino di vino, poi me l'hanno tolto. Allora, sentite, pensate che potrebbe diventare una pellicola questo, aggiungendo chiaramente qualche personaggio, no? Perché praticamente nella vostra pièce teatrale c'è un mondo di... Non ha una struttura da film, da lungometraggio, non ce l'ha proprio, non c'è una storia, sono quadri. E se l'ha visto lo spettacolo, diceva? No.
No, non credo questo proprio, né questo, né Ticket e Tac, no, non sono, sono tutti, sono quadri e sono e diventano anche, come dire, e la particolarità è che tutti i personaggi li facciamo noi, sia gli uomini che le donne, e questo sicuramente gli dà già un sapore particolare. La pellicola devono esserci, no, diventerebbero, non lo so, no, no, non ha proprio la struttura, no, no. Non ha proprio, no. Claudia, proprio... oggi sei completamente d'accordo, esatto. Con l'Election Magistralis, dopo la Election Magistralis è detta prima sulla comunicità toscana, oggi sei d'accordo completamente. Sì. Ti danno sulla stessa. Dimmi che devi dire. No, no. Sono un po' quesita, d'accordo, siete meravigliosi, sì, sì. Va bene, dai, un applauso. Grazie. È andato bene.